Si chiama La nave delle spose. Lo spettacolo è andato in scena a San Cataldo, al Teatro dell'Oratorio Salesiano, con l'attrice Lucia Sardo. Una storia che fa tornare in mente il vecchio passato di emigranti, ma che fa riflettere anche sul presente, sulla drammatica situazione dei deportati del mare, degli immigrati, della disperazione che fa andare verso un futuro incerto al di là del mare e che getta lo sguardo sul difficile cammino verso l'emancipazione della donna. Questa è una storia che tocca tantissimo, soprattutto le donne, anche gli uomini. Molti uomini mi dicono che si sono commossi. Beh, è andato molto bene. Che ti devo dire? La gente era felice, applaudiva, ero felice anch'io. C'è stato uno scambio d'amore. Al cinema il prossimo anno ho due bellissimi progetti, di cui ancora non posso parlare. Io parlerei, ma i miei due registi sono scaramantici. Ho due bellissimi progetti, veramente molto molto belli. In un'ora raccontiamo la storia di una donna siciliana molto importante, molto meravigliosa. E in un altro raccontiamo una commedia, non la commedia comica, ma la commedia leggera, intelligente e anche sentimentale.